riprendono gli incontri dell'associazione socioculturale Perugia in Movimento Liberare il Futuro, associazione impegnata sul territorio che nel corso della sua attività si è occupata di volta in volta di diversi temi, da quelli prettamente culturali a quelli economici e sociali. Il primo incontro del 2023 al Decotel di Ponte San Giovanni si è concentrato sullo sport come strumento di prevenzione e crescita dell'individuo. Lo sport sappiamo tutti che è una scuola di vita, ci si allena ma si cresce insieme e si pensa anche l'un l'altro, quindi la collaborazione, la tolleranza senza lasciare nessuno indietro. E quindi la promozione dello sport è importante, quindi sia come elemento di crescita ma anche perché possiamo poi essere degli adulti molto più sani e anche lontani da diverse tentazioni che il mondo magari purtroppo ci sta offrendo. Addirittura con lo sport sono state abbattute del 50% dipendenze da alcol, da droga, ma pensiamo a luoghi di aggregazione, quindi di inclusione sociale, a persone più fragili, con disabilità, e quindi è la dimostrazione che lo sport deve diventare davvero di tutti e per tutti. Ed è il motivo per cui tra le mie proposte di legge ce n'è una a cui tengo moltissimo, che è quella del riconoscimento dello sport in Costituzione all'articolo 33 della Costituzione, cioè all'interno del diritto all'istruzione, quindi riconoscere anche il diritto allo sport, e accanto all'articolo 32, che è l'articolo che riconosce il diritto alla salute. Lo sport non può essere dato come istruzione, deve essere dato come educazione. Quindi l'attività sportiva deve iniziare dalla più giovane età e questo è il compito delle istituzioni. Noi come Comune di Perugia intanto stiamo portando avanti un'iniziativa che prevede la scuola a tempo pieno, quindi stiamo realizzando mense e palestre in tutte le scuole del nostro comune dove le caratteristiche fisiche dell'edificio ce lo permettono. In questo modo daremo ai ragazzi la possibilità di svolgere tutti i compiti e quindi la preparazione, l'educazione, l'istruzione scolastica a scuola e anche l'attività sportiva, perché, e questo è un messaggio di profonda equità sociale, perché non tutti possono permettersi lo sport, perché oggi è costoso far fare sport ai ragazzi. Lo sport dunque come strumento di socializzazione ed emancipazione, anche per soggetti fragili e spesso lasciati ai margini della società. È bello vedere quando magari ecco, atleti compiono diciamo così, imprese o conquistano medaglie per le Olimpiadi, poi ecco, tutto per dei giorni tutto bello, poi quando finisce rimane tutto sopra le spalle delle famiglie, dei ragazzi, degli atleti che non sempre hanno le possibilità, ripeto, di potersi allenare, poter crescere dal punto di vista sportivo, sia per le strutture, sia per finanziamenti, per fondi, magari molti lavorano e mentre lavorano comunque devono trovare il modo di allenarsi, oppure devono spostarsi perché sul loro paese dove abitano non hanno una struttura idonea o comunque sia uno sport che possono fare in relazione alla loro disabilità. Lo sport è necessario ad ogni età, quindi cominciare dalla più giovane età fino a un'età matura come la mia. Aiuta sicuramente, è quello che abbiamo sempre detto, ci sono studi che dicono che un euro investito nello sport ne porta poi minimo 5 di vantaggi per la sanità, questo credo che sia da mettere in evidenza in un momento così particolare.